Amici di Pupia, buonasera. Ci troviamo oggi in compagnia di Giuseppe Nappa, Gianni Spillo ed Antonino Fiorino. In particolare oggi parliamo con Giuseppe Nappa, che è un collaboratore dell'associazione Napulè. Giuseppe, l'associazione di cui tu fai parte è protagonista giorno 7 e giorno 8 di una manifestazione particolare a Sant'Antimo. Ci spieghi un attimo di che si tratta? Certo. Allora, l'Associazione Culturale Napulè di Maurizio Barbieri è impegnata ovviamente in questa grande manifestazione, che è il primo festival della legalità, che ovviamente coinvolge tutte le scuole del territorio, partendo dalle scuole però ovviamente primarie, cioè la scuola Giovanni XXIII, Nicola Romeo e il primo circolo didattico. Queste scuole saranno coinvolte in brani inediti che gareggeranno. Io farò parte ovviamente della giuria tecnica che voterà queste canzoni in gara e poi abbiamo Gianni Spillo che sarà l'ospite d'onore del giorno 8 maggio 2009. Spiegaci un attimo meglio nei particolari. Allora, giorno 7 inizi, sì. Si inizia. Che cos'è? La festa della legalità, che è una cosa particolare poi dalle nostre zone, no? Certo, sì, ci saranno tutte canzoni inedite che gareggeranno. Quante persone sono? Allora, sono dei cori, i bambini delle scuole che gareggiano in pratica e tutte le scuole ovviamente presentano questo pezzo inedito che verrà valutato e sarà premiato ovviamente dalla giuria valutatrice. La serata poi si svolgerà, ci saranno anche delle... Sì. Poi durante la serata, il giorno 8, oltre a Gianni Spillo come ospite, ci sarà un grande artista del teatro e del cinema napoletano che sarà Sasà Trapanese, che ovviamente presenterà un pezzo di Scugnizzi, ovviamente con tutta la sua equipe scolastica. Napulè da quanto tempo esiste l'associazione e quali sono i suoi fini, i suoi scopi? Sì, allora Napulè esiste sul territorio sant'antimese da circa 5-6 anni e ovviamente si impegna nel sociale, è impegnata nel sociale, aiuta anche i disabili e fa varie manifestazioni che riguardano la musica e il teatro napoletano. Adesso sta facendo anche una formazione di musica, cinema e teatro, quindi vari cortometraggi e varie cose sempre per il sociale. Giuseppe, chi volesse diciamo rivolgersi alla vostra associazione o farne parte, che cosa deve fare? Allora, in pratica basta avvisare Maurizio Barbieri, che è il responsabile del presidente di questa associazione. È ovviamente un'associazione che coinvolge i giovani, siamo circa 200 ragazzi che lavoriamo sul territorio, quindi iscrivetevi che vi aspettiamo in pratica. Una domanda anche a Gianni Spillo, che di fatto è l'idolo delle ragazzine, almeno delle nostre, sempre nelle nostre zone. Gianni, i tuoi prossimi appuntamenti musicali quali sono? I miei prossimi appuntamenti musicali saranno proprio l'8 maggio, questa bellissima festa, il primo festival per la legalità, e poi ci saranno ancora varie feste tipo cortometraggi. Per quanto riguarda poi l'8 maggio, volevo ricordare sempre che presenterò un brano classico, la canzone porta per titolo Tu sei una cosa grande dell'autore Domenico Modugno. Gianni, invita tutti quanti allora a venire da Sant'Antimo 7 e 8. Io invito tutte le persone a presentarsi alla Nicola Romeo e intervenite in tanti, perché è una bellissima cosa veramente, vi aspettiamo in tanti.